Allora, il gioco che non ha un titolo, qual era il titolo che avevamo dato al nostro stupido gioco? Il gioco era più bello. Un attimo, Wad, vai. Il miglior gioco della storia dei giochi? No, era più lungo il titolo. Era più lungo. Stupido gioco. Era. Vediamo se Tony, il campione in carica, se lo ricorda. Pronto, Tony? Ciao Alba. Ciao, buongiorno Tony. A tutti. Buongiorno, Tony da Menfi è il campione in carica. Menfi è in provincia di Agrigento. Ormai lui è imbattuto, è un po' il nostro Gigi Buffon, diciamo. È imbattuto, non prende un gol da quanti giorni, Tony? Questa è la sesta puntata. È la sesta puntata, quindi considerando che abbiamo fatto anche delle pause, saranno ormai 10-15 giorni che sei il campione in carica, bravissimo. Tra l'altro, senti, c'è una piccola polemica, alcuni hanno detto, ti hanno accusato di usare. Me lo hanno detto poco fa, me l'ha detto la Ginger. Io sono disposto a fare la qualsiasi cosa per dimostrarvi che non uso nulla. Allora devi fare un filmato mentre sei al telefono con me e mi rispondi che dimostra che non stai usando Shazam, anche perché ce l'hai a dire a tutte chiese. Cosa, Mario? Va bene, non ho problemi. Ma no, ma io ci credo, anche perché abbiamo dimostrato noi che invece Shazam non è così veloce. Ma appunto, cioè, essendo a telefono qui in diretta, ci sarà anche un ritardo con la radio, quindi è impossibile. Comunque, Tony, da quando parli con me al telefono hai perso completamente l'accento siciliano. Certo, mi devo adattare al nord. Dai. Prova a dire, sì, è vero, figa. Sì, è vero, figa. Ce l'ha. Va bene, allora abbiamo il tuo avversario, l'avversario, concorrente per la prima volta con noi da Vicenza, provincia di Vicenza, Alessandro Lanes. Pronto? Ciao ragazzi. Alessandro, buon pomeriggio, solo 22 anni, sei già camionista. Sì, un po' di passione. Passione, cioè tu da piccolo, quando andavi col papà e la mamma mano per la mano in giro per negozi, vedevi piccoli camion e volevi comprarne uno. Praticamente, dai Alba, mettila così. È così, è vero. Chiaramente è falso che a Vicenza mangiano i gatti, questa è una cosa che bisogna sfatare una volta per tutte, perché gli animalisti sono incazzatissimi. Sai che ho messo la foto di un gatto vestito da Babbo Natale su Facebook? Mi hanno scritto, non si maltrattano gli animali. A parte che non Ma poi rompono, però sono anche buoni. No! Dai, Allora, animalisti all'ascolto, stiamo scherzando. Io non ho mai ucciso neanche, io le zanzare le invito a uscire. Vi dico per quanto amo gli animali. Per favore, poteste uscire che mi state ronzando in testa. Come mai fischia oggi, Mario? Non lo so. Allora, Alessandro, tu pensi di essere all'altezza? Ti presento Tony innanzitutto. Ciao Tony, ci proviamo, dai. Sì. Tu sei un esperto? Cioè, ti piace tanto la musica dance, l'hip hop? Sì, diciamo che mi tiene compagnia durante il giorno, tutti i giorni, dai. Molto bene. Allora, siccome non abbiamo il pulsante, Tony, per prenotarsi ha la sua parola identificativa, il suo slogan, diciamo, che è se. Tu cosa hai scelto? Io ho scelto Lane. Lane? Sì. Che c'è un motivo particolare? Sì, è il nome che si dà alla squadra del Vicenza Calcio. Lane Rossi Vicenza, mi ricordo, alla maglia righe bianche e rossa. Paolo Rossi giocava lì. Mi confermi? Confermo. Bravo! Allora, che volete fare i fighi con me? Io so tutto, solo che non lo stento. E questa è la differenza tra me e gli altri, capito? Mentes ha fatto 4 gol col Napoli. Chi? Come si chiama? Mentes. Io cosa ho detto? Mentes. Vabbè, la pronuncia ho sbagliato, mica i gol. Allora, pronti? Pronti. Siete pronti entrambi? Yes. Andiamo con la prima canzone. Tony è furbo, Tony è furbo perché si prenota subito. Tu l'avevi indovinata, Alessandro? Sì, c'ero. Però Tony si è prenotato. Ragazzi, io ve la posso dire anche subito, così evitiamo su Shazam. Sì, vai. Allora, questa è Raider B dei Clean Bandit. Giusto, Minghiuzza. Molto bene, vediamo se ce la farà il nostro giovane Alessandro, solo 22 anni, camionista di Vicenza, a indovinare la seconda canzone. Bellissimo. No. Questa non ce l'avevo. Questa è bellissima, però, è due stati fa. Questa è I Got You. Di?
Gaccio è corretto, ma l'artista non lo sa. Eh? Non lo sa. Non lo sa, eh? Babe. No, non mi ricordo. Quindi? Passiamo all'altro. Dai, passiamo all'altro. Il punto va all'altro. Il punto non va all'altro. Se la indovina. Allora, innanzitutto dobbiamo scrivere il regolamento del gioco. Non possiamo farlo improvvisando durante. Alessandro, tu lo sapevi? No, questo non ce l'ho. Non ce l'hai. Era Duke Dumont, ve lo dico io. Duke Dumont. Allora, vi giocate il titolo? No, perché se dovessi indovinare Alessandro, poi sono a pari merito. Bisogna fare lo spareggione. Calci di rigore dopo. Calci di rigore. Forza con l'ultima canzone. Si riconferma campione in carica Tony da Memphis in provincia di Agrigento. Tony da Memphis senza Shazam, precisiamo. Bravissimo Tony, ti ho preparato la compilation oggi. Sì, grazie. Cioè, nel senso che te l'abbiamo spedita. Spedita, ti arriverà presto. Grazie mille ragazzi. Grazie a te Tony, ci sentiamo per la prossima puntata. Salutiamo Alessandro da Vicenza. Bravo. Che purtroppo non ce l'ha fatta. Ti auguro buon Natale Alessandro. Grazie anche a voi ragazzi. Grazie mille, ciao. Ciao. Albertino, every day. Albertino. Oh my gosh.